Un sano, calorosissimo e sincero boia de mao a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti a questa ennesima puntata di giochi a membro di Segugio. Buona settimana innanzitutto perché oggi è lunedì. Buona settimana a tutti. Allora, oggi parliamo di Grosso Guaio a Chinatown, il film famosissimo di John Carpenter del 1986. Con Kurt Russell, insomma, tra gli altri con Kurt Russell. E, il film capolavoro assoluto cult, assoluto il Pork Chop Express, come si chiamava, appunto di Jack Burton, quindi di Kurt Russell che interpretava Jack Burton, praticamente viene fatto questo. Gioco che viene sviluppato praticamente da Focus Creative e pubblicato da Electric Dream nel 1987, quindi un anno dopo, per Commodore 64, ZX Spectrum e boh, Amstrad CPC. Comunque sia, allora il gioco, ragazzi, fa un po' acqua da tutte le parti. Intanto lo andiamo a mettere. Vediamo. Eccolo qua. Grosso Guaio a Chinatown, il cui nome originale è Big Trouble in Little China. Io però lo chiamerò Grosso Guaio a Chinatown appunto perché è il nome tradotto in italiano. E quindi, eccolo qua, Crack Force, qua c'è il crack ovviamente, non c'è musica, non c'è niente. Eccolo qua! Allora, nel gioco, quindi, che ricalca a grandi linee la trama praticamente che è del film, possiamo impersonare. Allora, si gioca contemporaneamente con tutti e tre, cioè si usano tutti e tre i personaggi, appunto, che sono Jack Burton, che è il nostro, insomma, eroe principale di tutti i film. Poi c'è Wan Chai, come cazzo si chiama, che è il cinese, l'amico, insomma, di Jack Burton. E poi, infine, c'è Action, che è il mago, appunto, che conosce i misteri della magia cinese, insomma. Insomma, la magia bianca, come si chiama? Magia nera, magia bianca, non lo so. E comunque il gioco ci porta in diversi livelli, andremo in diversi livelli, sono le strade di Chinatown, le fogne, i sotterranei di Lopen e appunto poi alla fine andremo nella stanza dove si dovrà svolgere lo scelleratissimo matrimonio, appunto, perché Lopen, che è questo non morto, sto demone, bestia, diavolo, come altro chiamarlo non saprei, praticamente, che ha rapito due ragazze dagli occhi verdi e vuole appunto sposarle, sacrificarle per poter riprendere possesso del suo corpo mortale, quindi. E poi dopo, insomma, il film lo conosciamo tutti, il gioco ricalca a grandi linee questi eventi, però diciamo che è una merdata proprio di gioco, poi ve lo lascio a voi, insomma, capire il perché. Allora, come si fa a cominciare qui? Forse joystick in porta 2, esatto. Eccolo qua, vedi chi è tutti e tre, guardate già da solo, non c'è audio, non c'è niente. Allora, come si spara? Ah, ecco, si dà i cazzottoni, però dopo, quando arrivano i nemici, ecco te. Vedi, loro intanto sono andati via. Ecco, si dà sti cazzottoni, c'è sta sti scontri al vertice di campionato. Bisogna menare. Chissà quando ammazzeremo martedì prossimo. Qua a luna nuova, a luna piena. Niente, ragazzi, qua da solo, insomma. Allora, perché bisogna. Ecco, a seconda di dove direzioni il joystick, praticamente dai il colpo, che te pigliasse un colpo, e anche si dice anche così. E niente, te continui ad andare in giro questo pseudo livello con i cosi che si ripete praticamente in loop, vedete? Eccolo qua, arriva un altro nemico, i due nostri amici se ne vanno immediatamente via, dice chi mi sa che ci arriva e botte, un altro famo menà a te, non volemmo sapere niente. Eccolo qua. E poi, come per macilla, ricompaiono, vedete, uno sopra la nuvola, quell'altro che ci viene dietro, tac. E niente, il gioco, ragazzi, è tutto qua. Poi si va avanti nei vari livelli, insomma, non vi dico niente. Quella è la vita che ci abbiamo, vedete. Io adesso ho quasi consumato il primo puntino della vita del primo mio eroe. Oh, come cazzo, sì, i comandi veramente fatti male. Ma fatti male, veramente, fagli un complimento. E niente, il gioco, ragazzi, è tutto qua. Vedi qua, è cambiato anche lo scenario. Cosa strana, perché insomma sembrava che fosse sempre tutto uguale, identico, invece in questo caso è cambiato lo scenario. Quindi si va avanti, si va ad uccidere a un altro nemico. Vediamo un po', eccolo qua. Quando arriva il nemico, loro, come ho detto prima, se la danno a gambe immediatamente. C'ho pure la chierica sopra, vedete, c'è una pezza, un pezzo sopra la testa che praticamente fa la chierica. Ma invece nel gioco, nel film, mi pare che i capelli ce l'aveva tutti il nostro. Oh, Jack Burton! Forza col Pork Chop Express!
il vecchio check e niente, già avevo quasi una puntina di energia, è stata quasi tolta tutta, bisogna che sto un po' in postura, sono sempre tutto giù, tutto basso. Niente, ragazzi, gioco di una ripetitività che fa quasi pena, fa quasi tenerezza per un gioco. Questo è il bossone di fine livello, ce l'hai botte chi è? Grande. Allora, joystick indietro, colpo così. Joystick giù, colpo basso. Ucciso, ucciso. L'abbiamo ammazzato. Ah, non era un boss, mi pare che era il boss fine livello. Niente, ci poteva mettere una musichetta un po' cinese, un po' etnica, un po' due involtini primavera. Ci poteva mettere, che cazzo ne so, un pollo, un maiale in agrodolce, un porco de Mao. E invece, praticamente, non ci hanno messo assolutamente niente. Il gioco va avanti così finché te praticamente non pigli la cassetta, spacchi tutto quanto in un nastro, lo rompi a metà, lume continua a menà e niente, semena, semena di continuo così. Poi pensate che la versione Spectrum c'ha la grafica che è anche in monocolore. Io vi dico solo questo, ragazzi, questa è quella versione per Commodore 64, non so se l'avevo detto, ma insomma uscito pure, appunto, pure per Spectrum e per Amstrad CPC. Però considerate che sullo Spectrum qua quello che vediamo è tutto giallo canarino, quindi da fa veramente vomitare il divertimento. Eccolo qua, ci ha ammazzato il primo. Adesso prendiamo. Oh! Vedi, infatti adesso è morto uno dei personaggi, è morto, insomma, eliminato uno dei personaggi. Adesso andiamo avanti con Wan Chai, il cinese. Wan Chai, Wen Qing, Gun Cheng, Ha, Yamadan, Nei Fosses. Forza e coraggio, involtini primavera in arrivo. Eccolo qua, un altro nemico, cioè continui, capito, imperterrito. Questo fa anche il saltone. Un continuo imperterrito. Praticamente. Oh, lui comunque mi sta a menare. Anche i comandi, ragazzi, è una cosa veramente una merdata completa. Anche lui già la chierica e anche il mago, il vecchio mago Egg Shen, praticamente già anche il vecchio mago già la chierica. Siamo tutti quanti un po' stempiati e inchiericati, praticamente tutti uguali. Vedi i comandi, ragazzi, fatti male, 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 perché devi premere il joystick a seconda del colpo che vuoi utilizzare con un solo tasto. Ovviamente, chiaramente su Commodore 64 non è che niente, il livello, pensavo che finì il livello prima o poi, insomma, che se fosse mosso a compassione che finisse il livello. Oh, forse sì, forse cambiamo completamente la che Madonna mi tira, ma questo spara. Oh, piasse in corpo, che c'ho, a spada, a spada di fuoco c'ho. Picchialo! Ah, adesso pure il mago. Niente, mi sa che va a finire male così. Questo allora sarà un boss. No, mi sta sparando. Forse siamo riusciti. Abbiamo. Che Madonna, Jackie, i diavoli. Niente, chi adesso. Morto anche il secondo. Si va. Fermata a mezza lineetta di vita. E siamo praticamente niente. Game over, è finito qui, ragazzi. Io non so veramente che altro aggiungere su questo gioco se non che sia veramente una merdata colossale. E che, come sempre accadeva negli anni, insomma, i giochi Tien-in, i giochi basati su licenze cinematografiche, insomma, siano sempre state delle belle merde, merdone, insomma, in assoluto. Questo lo dimostra, penso, a pieno regime, proprio a pieno, lo regime, senza nient'altro, a pieno lo dimostra, perché, insomma, vedete quello che è. Allora, puntata di ciò che è membro di Secucio, oggi mi pare che è la numero 20, adesso non voglio dire solite cazzate, ma mi sembra che sia la puntata numero 20. Oggi abbiamo parlato di Grosso Guaio a Chinatown, anche detto Big Trouble in Little China, perché il titolo originale è questo. Gioco sviluppato da Focus Creative e pubblicato da Electric Dreams nel 1987. Ovviamente questa è la versione per Commodore 64, poi c'è per Spectrum e Amstrad CPC. Gioco basato sul film di John Carpenter del 1986, appunto con Kurt Russell. Non penso, insomma, di dover dire altro in merito al film, perché chiunque abbia vissuto, insomma, gli anni 80, primi 90, insomma, sa di che razza di cult assoluto stiamo parlando. Quindi, però, ecco, alla fine di tutto hanno tirato fuori questo gioco veramente, ma non è che fa acqua da tutte le parti, l'acqua veramente butta fuori, va fino a de fuori e forse ancora più là. Allora,
Io questo sinceramente non so se questo gioco servisse o meno all'umanità, ai fini, insomma, per far crescere l'umanità, per migliorare la vita, insomma, dell'essere umano. Io questo non lo so e non è nemmeno quello che voglio sapere, ma la mia domanda, come sempre, con cui vi lascio pure oggi è: ma mi dici perché?